È davvero tutto, ora le altre notizie del giornale. Le quadriennali degli anni 30 in mostra alla Galleria di Arte Moderna di Roma. Sentiamo Donatella Ansovini. Si aggiudicò il primo premio per la scultura nella prima quadriennale del 1931, Questo pastore in terracotta di Arturo Martini, pietra miliare delle arti plastiche italiane del Novecento. E sempre nella stessa quadriennale fu esposto questo altro capolavoro, La famiglia di Sironi, vero e proprio manifesto del ritorno alla tradizione. Opere simbolo di una mostra allestita fino al 30 ottobre negli spazi della Galleria d'Arte Moderna di Via Crispi a Roma, che raccontano l'importanza delle quadriennali d'arte negli anni 30 per l'istituzione museale romana nata nel 1925 a Palazzo Caffarelli, ma anche per lo sviluppo dell'arte italiana in quegli anni. Le quadriennali costituivano l'unica e vera vetrina dell'arte nazionale italiana, una vetrina a cui erano ammessi a partecipare non solo i grandi maestri fino allora, cioè protagonisti della scena artistica, ma anche i giovani, quindi tutto quello che le nuove tendenze, diciamo, andavano maturando nel giro di quegli anni. L'itinerario lungo tre quadriennali si dipana tra capolavori conosciuti e opere mai esposte prima d'ora. Accanto a Felice Casorati, Scipione, al quale è dedicata una speciale sezione per la mostra postuma che si tenne all'interno della quadriennale del 1935, Severini, Carrà, Afro, figurano dipinti inediti, come il suggestivo Tribunale Tigrino di Domenico Belli, artista della generazione futurista presente alla terza quadriennale del 1939, o Le spose dei marinai di Massimo Campigli, manifesto della sua originale poetica presentato alla seconda quadriennale. Una mostra che sottolinea come in quegli anni Roma fu non solo capitale politica e amministrativa, ma fulcro della vita artistica e culturale del paese. Bene, ed è tutto per questa edizione. Noi ci fermiamo.